tali da pregiudicarne il futuro utilizzo, il rimborso a favore del comune delle spese per la sostituzione è liquidato al termine della concessione. Quindi ci sono questi due aspetti, oltre a quelli legati appunto alla legge regionale per quanto riguarda la possibilità di inserire all'interno dei loculi anche dei resti mortali di massimo numero 3 componenti. Regionale, una legge regionale che norma questa questione. Pertanto, rispetto a queste novità, diamo anche una certa, diciamo, omogeneità a quello che è la situazione oggi all'interno dei nostri blocchi, dei nostri loculi, e anche mettiamo al riparo ovviamente l'amministrazione di fronte a spese impreviste che ci troviamo nel caso in cui avvengano appunto incisioni e quindi pregiudichino l'utilizzo futuro della lapide stessa. Crediamo che con questa modifica si faccia anche un'azione, diciamo, di risposta alla cittadinanza, ma anche di equità nell'utilizzo, poi ovviamente è soggettivo l'utilizzo massimo o minimo della propria lapide e quindi del proprio defunto. Grazie Sindaco. Non mi sembra ci siano interventi. No, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere De Bonfo. Speriamo per le favorevoli. Grazie. Consigliere Castagnino. Sì, tenuto conto che ogni anno, ecco, perdiamo circa l'1% della nostra cittadinanza. Tenuto conto che ogni anno aumenta l'interesse, cioè dà il senso che fa tendenza per il caro estinto, e che quindi c'è questa ulteriore attenzione di aggiungere le labili, i segni di riconoscimento, di avventurosità e così via, esprimiamo parere favorevole. Grazie. Consigliere Mirko. Parere favorevole. Consigliere Piotto. Io sarò brevissimo favorevole. Grazie, molto gentile. Quindi passiamo alla votazione per alzata di mano. È assente. Sono assenti due consiglieri. Passiamo comunque alla votazione. Non sono presenti alla votazione. Chi è favorevole? Rientra il consigliere Tamai. Contrari? Astenuti? Nessuno, tutti i presenti sono favorevoli. Licenziato anche il punto numero 7, passiamo al punto numero 8. Modifica regolamento ed inizio variante parziale del PRG ai sensi dell'articolo 50,4 lettera primo dell'RP 61/85 contro deduzione e riservazioni pervenute approvazione. Lungo la Piave Vecchia, approvazione del progetto definitivo redatto dal Consorzio BIM e contestuale adozione di variante PRGC per approvazione vincolo preordinato all'esproprio adottata con delibera del Consiglio Comunale numero 10/2013, presa d'atto assenza osservazioni, opposizioni, approvazione. Scusate, questo è passato in seconda commissione, quindi il Presidente Piero Bonse ci per cortesia. Sì, buonasera. Non è la seconda commissione consigliare riunitasi in data 22 aprile, ha partecipato anche il presidente dell'area tecnica, dottor Bergamo. Circa questo punto all'ordine del giorno, relativo appunto alla presa d'atto dell'assenza di osservazioni ed opposizioni relativa approvazione della variante PRC adottata con delibera del Consiglio Comunale numero 10/2013, la votazione ha visto il voto favorevole dell'assessore Persico, del consigliere Pierone e del consigliere Capiotto. Il consigliere Biancon si è astenuto. Grazie Presidente della Seconda Commissione, illustra il provvedimento al Sindaco. Sì,
Diciamo che adesso ci sono una serie di provvedimenti, sono quattro, che riassumono praticamente delibere che abbiamo già portato in Consiglio Comunale precedentemente, nella fattispecie una delibera del 9 febbraio scorso, dove appunto parlavamo dei lavori di estensione dei percorsi ciclopedonali nell'ambito del parco fluviale del fiume Piave nel tratto Piave Vecchia. E quindi avevamo praticamente approvato il progetto definitivo e avevamo apposto il vincolo preordinato all'esproprio in quella delibera del Consiglio. Oggi prendiamo atto rispetto a questo provvedimento dell'assenza delle osservazioni e quindi osservazioni e opposizioni, e quindi poniamo in approvazione il provvedimento stesso che era stato dibattuto nel precedente Consiglio. Grazie Sindaco. Osservazioni, interventi? Non ce ne sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere De Bonfo. Anche qui esprimiamo parere favorevole. Grazie. Cattaneda, consigliere Cattaneda. Della lista Cattaneda, parere favorevole. Grazie. Consigliere De Bonfo. Mi stengo alla votazione. Consigliere Capiotto. Favorevole. Grazie. Passiamo alla votazione. Ci sono due consiglieri assenti nella maggioranza. Passiamo comunque alla votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? Assente, dice sindaco. È qua, l'avevo dichiarato assente. È assente, dice sindaco, che non partecipa al voto. O state qua o non siete qua. Grazie. Contrari? Riuscite a contare? Contrari? Nessuno? Astenuti? Un astenuto. Il provvedimento passa. Licenziato l'8, passiamo al punto numero 9. Seconda commissione, presidente Piero Bon, si illustra per cortesia. Sì, la seconda commissione, valutata la documentazione, esprime parere favorevole da parte dei commissari Persico e Piero Bon. Il consigliere Capiotto ha espresso voto contrario, mentre il consigliere Biancona si è astenuto. Grazie, illustra il provvedimento il sindaco. Sì, anche in questa occasione si tratta di un provvedimento che abbiamo visto invece in data 22/12/2012. Nel piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali, e vi era la presa d'atto della gara andata deserta per la vendita dell'immobile dell'ex scuola elementare Sassi, e l'aggiornamento prezzi di cessione e integrazione al piano. Quindi il Consiglio Comunale aveva deliberato in tal senso fine anno scorso. Oggi prendiamo atto dell'assenza delle osservazioni e opposizioni e quindi approviamo il piano stesso e la determina di allora. Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi? Non mi risulta interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Da Gonfo. Parere favorevole. Grazie. Consigliere Carpenedo. Grazie. Sì, per quanto già abbiamo osservato in sede di Consiglio Comunale precedente, ecco, noi su questo punto ci esteniamo. Consigliere Biancon? Mi astengo. Consigliere Capiotto? Sì, noi invece, come la volta scorsa, abbiamo espresso voto contrario al provvedimento, ribadiamo il voto contrario anche all'approvazione definitiva, non tanto alla presa d'atto delle senza osservazioni, ma all'approvazione definitiva del provvedimento. Grazie, siamo tutti presenti, quindi passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Astenuti? 3 astenuti. Contrari? 2 contrari. Il resto favorevole. Il provvedimento passa.
Energia, ai sensi dell'articolo 50,4 lettera prima dell'LR 6185 contro la deduzione delle osservazioni pervenute, approvazione. Punto 10, variante PRGC per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera pubblica denominata realizzazione piste ciclabili dell'area del Veneto orientale in ambiti di pregio ambientale ai sensi dei combinati disposti dall'articolo 48-11-2004 e dell'articolo 24-27-2003, presa d'atto senza osservazione, opposizione e approvazione. Ci siamo? Deduzioni alle osservazioni, opposizioni e indicazioni. No. Ci sono altre automatiche, si tramuta la documentazione per il Presidente. Ci sono le chiamazioni per la del Presidente. Lo so, però non devono preparare a farmi gli sgambetti in questa maniera. No, poi andiamo a rischiare di... Allora, scusate, punto numero 10, rileggo. La proposta di deliberazione, l'oggetto, variante al PRGC per apposizione vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera pubblica denominata realizzazione di piste ciclabili in ambienti di pregio ambientale in ambito urbano, adottata con delibera Consiglio Comunale numero 9-2013, in senso di combinati disposti dell'articolo 48 della legge 11-2004, dell'articolo 24 della legge 27-2003, contro deduzione alle osservazioni e opposizioni, approvazione. Perfetto. Bene, credo di sì. La parola al Presidente della Seconda Commissione e al Consigliere Tiromo. Vista la documentazione con il supporto del Dottor Bergamo e analizzate puntualmente le osservazioni e le opposizioni pervenute, si è passata la votazione che ha registrato il parere favorevole dell'assessore Persico e del consigliere Piero Bon. Il voto di astensione dei consiglieri Capiotto e Bianconi. Grazie, illustra il provvedimento il sindaco. Sì, anche qui vi è praticamente una presa del controllo di deduzioni, mentre prima non vi erano osservazioni e opposizioni, in questo provvedimento ci sono delle osservazioni che sono state viste e illustrate appunto nella seconda commissione, nella presenza anche del dottor Bergamo. Si tratta di osservazioni che entrano nel merito ovviamente di cittadini che hanno o la residenza o attività nella zona Salsi, nella fattispecie avete visto la prima osservazione del bed and breakfast esistente appunto nella località, altri privati che chiedono in sostanza di vedere magari tutelata la propria proprietà o che comunque il progetto nel suo aspetto puntuale tenga conto di determinate questioni anche diciamo di una certa puntualità che oggi in queste controdeduzioni non possiamo, non siamo in grado di dare appunto una risposta precisa. Infatti nella prima osservazione è stato osservato nelle controdeduzioni trattasi di osservazioni che entrano nel merito di aspetti progettuali puntuali, pertanto si propone di accogliere l'osservazione dal lato della definizione del tracciato rispetto a questi mappari, potrà essere composta per le motivazioni che sono state esposte in sede di progetto definitivo e abbiamo già visto con dal punto di vista tecnico che molte di queste osservazioni possono essere già risolte o comunque data la puntuale risposta ai stessi cittadini, ai stessi cittadini che erano presentate. E così pure per quanto riguarda una osservazione che cita la richiesta di essere remunerato con l'esproprio prima di inizio lavori, anche in questo caso trattasi di un'osservazione non pertinente in quanto diciamo che le modalità previste dal DPR 327 seguono già in modo l'iter, le procedure di esproprio e anche
analizzati appunto quegli aspetti puntuali saranno rilevati nel progetto definitivo, pertanto si darà corso ovviamente a un impatto meno invasivo possibile, e anche su questa osservazione vi è data risposta. E un'altra osservazione, le ditte si dichiarano favorevoli, stiamo parlando di Grighetto, all'intervento perché vengono lasciati adeguati spazi di manovra per i mezzi meccanici, e anche qua trattasi di osservazione non pertinente in quanto gli aspetti puntuali saranno verificati appunto nell'ordine del tracciato e nel appunto dettaglio definitivo dello stesso progetto. E un'altra osservazione, la ditta chiede che l'esecuzione della pista ciclabile non invada lo scoperto di pertinenza della propria abitazione di casa. Anche in questo senso abbiamo risposto che trattasi di osservazione che entra nel merito degli aspetti progettuali ed è già stato verificato che si riesce a determinare, quindi dare una giusta risposta senza rendere invasiva la pista all'interno della proprietà e quindi della pertinenza della casa di abitazione di questo nostro concittadino. L'ultima, che invece è un po' più delicata dal punto di vista della richiesta, ma la risposta che avete avuto modo di vedere è molto chiara, una ditta chiede, citando di essere imprenditore agricolo a titolo principale, quindi obbligato a una rotazione delle colture aziendali, che la soluzione progettuale potrebbe impedire, in quanto rimarrebbero delle residue aree arginali tali da non consentire maggiore manovra dei mezzi meccanici d'opera. In questo caso, che diversi dagli altri, nel senso che prima diciamo che la puntuale risposta potrà ottenerla con il bilancio definitivo, qua invece si entra proprio nel merito del progetto e si chiede la revisione totale del progetto. È ovvio che questa è un'osservazione mirata, ma soprattutto un'osservazione che merita l'approfondimento diverso. Abbiamo risposto che ovviamente questo progetto e questo tipo di intervento è fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio, per lo sviluppo della rete di piste ciclabili in tutta l'area del Veneto orientale, pertanto stiamo sicuramente parlando di interventi che sono stati anche finanziati con contributi POR e quindi hanno una rilevanza sovracomunale. Il passaggio sull'argine lagunare costituisce un aspetto quindi irrinunciabile di priorità per la comunità dell'intervento, e in ogni caso la stessa larghezza del percorso, che minimo è 2,5 metri, e le caratteristiche costruttive previste, cioè sistemazione a raso di una pavimentazione, non pare rappresentare un ostacolo insormontabile alla movimentazione dei mezzi agricoli per la coltivazione dei rimanenti terreni da parte della ditta. Pertanto, e quindi inoltre in sede di progettazione definitiva, potranno essere verificate tutte le opportunità e circostanze, come abbiamo detto prima, per trovare le soluzioni migliori. Si propone pertanto, per le motivazioni esposte, di non accogliere l'osservazione che avrebbe limiterebbe in discussione l'intero impianto delle piste ciclabili, e quindi ovviamente la soluzione anche in questo caso verrà trovata in sede di puntuale e definitiva del progetto, anche perché appunto verrà data la possibilità anche ai mezzi meccanici di poter lavorare sia da un angolo che dall'altro del terreno oggetto di attraversamento della pista ciclabile. Quindi questa è l'unica osservazione la quale appunto rigettiamo e non accogliamo. Insomma, per il resto sono tutte osservazioni puntuali interessanti, ma che in parte sono già state viste in fase di progettazione definitiva e pertanto comunque accoglibili, e che troveranno una risposta corretta da parte degli uffici e dei tecnici. Grazie signor Sindaco, osservazioni, commenti? Prego consigliere Diacon. Sull'ultimo punto mi rivolgo a questo puntuale. Tenevo a sottolineare che si rischiano delle contestazioni, come già anticipato in commissione, nel senso che qui si dà libero spazio a quello che ha posto l'osservazione numero 6 di eseguire manovre, quindi anche sterzate, sulla pista ciclabile che è a raso, il quale per il picca potrebbe in qualche modo anche danneggiarla. Volevo solo sottolineare questo, che poi la manutenzione è a carico del comune, quindi prenderò un attimo con le pinze. Questa era la mia. Grazie, ci sono altre osservazioni, commenti, interventi? Passiamo, c'è qualcuno che vuole rispondere? Prego, consigliere. Sì, come abbiamo detto in commissione, è intenzione di
questa persona. La risposta ovviamente a una richiesta, un'osservazione non poteva essere diversa, ovviamente ci sarà l'impegno da parte dell'amministrazione nel poter ragionare e trovare un accordo, come abbiamo già specificato in sede di commissione, anche perché noi non riteniamo che la costruzione a margine verso la laguna della pista ciclopedonale di 2,5 metri più il tratto di banchina possa rendere non lavorabile l'ulteriore parte, quindi il fatto di girare o di sterzata con i mezzi era un'ulteriore affermazione di questo. Certamente andremo a trattativa con questa persona e vedremo di trovare tutte le opportunità possibili affinché non ci siano contestazioni e il progetto possa proseguire in maniera tale da poter realizzare questo tratto di pista ciclabile. Grazie Assessore. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Consigliere De Gonfo. Anche su questo punto speriamo parere favorevole. Grazie. Consigliere Carpenedo. Beh, constatato che alle varie istanze avanzate dei cittadini vengono date delle risposte che vanno incontro anche alla salvaguardia delle proprie così, esigenze, ecco, verificato questo e che molti aspetti possono essere risolti sì in fase di positualità di esecuzione del progetto, anzi, oppure nel progetto definitivo, esprimiamo parere favorevole. Grazie, consigliere Percon. Favorevole a esclusione del punto numero 6, per il quale vorrei dare la mia astensione, vorrei specificare la mia astensione. Ha un voto a disposizione, mi spiace. Mi astengo. Si astiene. Grazie, consigliere Capiozzo. Sì, considerate le motivazioni. Con le osservazioni presentate o le riferimenti alle osservazioni fatte sia dall'ufficio che anche dall'amministrazione, che avete avuto quelle condivisibili e risolvibili diciamo, in sede di progetto esecutivo e quindi appunto accoglibili, diamo un voto favorevole al provvedimento. Grazie consigliere Capiotto. Quindi per alzata di mano chi è favorevole? Grazie. Astenuti? Un astenuto? Nessun contrario? Il provvedimento passa. Licenziato numero 10, passiamo al provvedimento numero 11. Modifica regolamento edilizio variante parziale PRG ai sensi dell'articolo 50,4 lettera I della legge 6185 contro deduzione e osservazioni pervenute approvazione, finalmente siamo a questo punto. Seconda commissione, presidente Piero Bon, grazie. Analizzata con il dirigente dell'area tecnica l'osservazione pervenuta circa la modifica del regolamento edilizio e la proposta di sua approvazione, il consigliere Capiotto si esprime in modo favorevole all'accoglimento dell'osservazione, ma mantiene il voto di astensione già espresso nell'adozione del provvedimento in Consiglio Comunale per i motivi allora espressi. Si astiene anche il commissario Biancon. Voto favorevole viene espresso invece dai commissari Chirobone e Persico. Grazie Presidente, illustra il provvedimento sempre. Sì, anche qui si chiude la serie appunto di modifiche e appunto verifiche delle osservazioni. Qua rispetto alla modifica del regolamento edilizio stiamo parlando di una delibera del Consiglio Comunale che avevamo portato in approvazione il 22 dicembre scorso e è pervenuta un'osservazione da parte di un tecnico operante in un usile di Piave che pone una questione che riteniamo di integrazione e di ulteriore chiarezza se dovesse questa servire, per cui è stata dichiarata accoglibile e discussa in commissione seconda. Parliamo dell'articolo 22, l'inizio e ultimazione dei lavori e quindi sull'inizio lavori in particolar modo si
va a esplicitare, come avete visto nella delibera e nell'allegato, prima della denuncia d'inizio dei lavori, nel caso di permesso di costruire, nel caso della dichiarazione di inizio attività, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività, contestualmente alla loro presentazione dovrà essere trasmessa copia della notifica preliminare di cui l'articolo 99 del decreto legislativo 81 del 2008, si interviene dicendo limitatamente agli interventi di cui alla lettera A, B e C del comma 1 a cura del committente o del responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a unica impresa, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alla lettera A e B dell'articolo 90 del medesimo decreto legislativo. In sostanza si va a limitare quelli che sono gli oggetti di comunicazione e non riferiti per esempio alla semplice manutenzione ordinaria, e quindi si rende più esplicita la questione relativa alle documentazioni da presentare. Credo che rispetto a questa richiesta vi sia stata espressa la volontà di accoglierla in quanto chiarisce e rende più snello, diciamo, dal punto di vista dell'interpretazione dello stesso regolamento. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere D'Agonfo. Favorevole. Consigliere Carpenedo. Sì, come discorso anche in sede di commissione, ho partecipato alla discussione senza voto comunque, la utilizzazione del tecnico che ha così perfezionato l'articolo 22 si pare utile, quindi approviamo questo punto. Grazie consigliere Bianco. Parere favorevole. Grazie. Consigliere Capiotto. Sì, nel complesso del provvedimento noi ci asteniamo per le motivazioni già espresse nel consiglio di adozione del provvedimento sulla variante regolamentare di utilizzo. Grazie per l'alzata di mano, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Due astenuti, tutti gli altri favorevoli, provvedimento approvato. C'è qualcosa che riguarda il docente di accessibilità. Siamo all'ultimo punto, il dodicesimo. Mantenimento degli uffici del giudice di pace a San Donà di Piave e il convenzionamento tra i comuni. Convenzione tra i comuni. Passato in prima commissione, presidente Signele. Valutata la posizione in merito al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace a San Donà di Piave, esprime parere favorevole da parte di Susanna, D'Agonfo e Signele. Si astengono i consiglieri Biancone e Cassarà. Grazie Presidente, Assessore Susanna, illustra il provvedimento. Sì. Il decreto legislativo 156 del 2012 ha stabilito la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di San Donà di Piave, accorpandolo alla sede di Venezia. Cioè in pratica in atto il governo sta sopprimendo le sedi distaccate da prima adesso del giudice di pace e poi del tribunale, accentrando tutto a Venezia. Su questo tema si sono succeduti diversi incontri tra i comuni interessati al mandamento di San Donà e tranne Quarto D'Altino e Merolo che non si sono espressi sul punto, tutti gli altri comuni hanno manifestato l'interesse di mantenere questo servizio. Si tratta infatti di un servizio che riguarda le cause fino a 5.000 euro e che quindi è usufruito da questioni che non rivestono importanza di cause maggiori. Ovviamente l'accorpamento dell'ufficio del giudice di pace a Venezia comporterebbe per i cittadini che usufruiscono di questo servizio un aumento dei costi e anche un certo disguido. Primo perché a Venezia verrebbero accorpati appunto tutti i giudici di pace presenti nelle sezioni distaccate, quindi ci sarebbe un accentramento di cause che sicuramente intaserebbe il tribunale. In secondo luogo perché comunque si tratta di un servizio importante che ovviamente interessa un gran numero di cittadini. Ricordiamo infatti che al giudice di pace si ricorre ad esempio per le sanzioni del codice della strada che quindi interessano anche il nostro comune. Il
pace, accollandosi nelle spese con tutti gli altri comuni entro il 29 di aprile. Questo è il motivo per cui oggi dobbiamo deliberare in senso favorevole o sfavorevole al mantenimento del giudice di pace, più che altro all'adesione alla convenzione che è stata creata dal comune di Sant'Onà e che riguarda tutti i comuni, quindi Ceggia, Andrea, Fossalta, Mosile, Novetta di Piave, Torri di Mosto e Jesolo. Per quanto riguarda i comuni esclusi, quindi quelli che non hanno diritto, che al momento sono Meole e Quarto d'Attino, ovviamente ci si dovrà sobbarcare i costi di questi comuni. Però è in atto una procedura da parte dei comuni che aderiscono alla convenzione per l'eliminazione di questi due comuni dal mandamento, in modo tale che i cittadini di questi due comuni debbano usufruire del Tribunale di Venezia, quindi recarsi a Venezia per le cause davanti al giudice di pace. Scorrendo velocemente la convenzione, diciamo infatti che eventualmente la soppressione del giudice di pace decorrerà da ottobre 2014, quindi c'è ancora del tempo. Abbiamo che il costo per l'anno 2014 per il nostro comune sarà di 7.959 e si tratta ovviamente di stime, non sono i costi definitivi, perché l'unico valore di cui abbiamo certezza è il costo del personale, 108.000 euro. Gli altri sono dei costi quantificati dal comune di Sant'Onà, ma che comunque sono stati discussi in un tavolo di lavoro e che quindi hanno una ragione d'essere. Per quanto riguarda quelle annualità successive, invece, a regime il costo per il nostro comune sarebbe di 13.098 euro. Riteniamo che l'adesione a questa convenzione sia innanzitutto favorevole per i cittadini che appunto usufruiscono del servizio. Abbiamo, come ricordato, si tratta di cause di valore modico che si troverebbero in caso sottoposte a lungaggini, perché ovviamente accorpando tutto a Venezia i tempi sarebbero sicuramente più lunghi. E in secondo luogo è anche una manifestazione, diciamo, politica dell'interesse di mantenere nel territorio un servizio importante qual è la giustizia. Infatti siamo chiamati ad esprimere un parere oggi per i giudici di pace, ma successivamente ci sarà un parere anche per il Tribunale. Quindi proponiamo l'adesione alla convenzione, penso che sia stata inviata via mail nei giorni scorsi, quindi avrete modo di vederlo, quindi se mi esonerate eviterei di leggerlo, quantomeno di chiamare gli esperti. Grazie Assessore, ci sono osservazioni? Da parte, sì, consigliere Cappellino. Sì, chiedo all'assessore intanto i tempi di durata di questa convenzione, che forse non vedete adesso, e se questa cifra che riferisci, che è 13.000 euro, ecco, è variabile in base a quello che diceva poco fa di riferimento ai costi che devono essere conteggiati dal comune che fida. Ecco, sicuramente mantenere nel nostro territorio una istituzione come il giudice di pace è un servizio che si fa in cittadinanza per motivazioni che lei ha elencato. In sede di discussione avevo chiesto se era possibile avere il polso un po' della quantità di cittadini di Mosile che effettivamente afferisce a questo tipo di istituzione, anche per capire se questa spesa che andiamo a caricare sul consumo tutti quanti i cittadini in qualche modo è appagata. E anche perché è auspicabile che, poiché le varie così sanzioni fanno riferimento al codice stradale, è auspicabile che ci sia un'educazione stradale che porti a rispettare le norme del testo unico stradale. Insomma. Grazie, replica l'assessore Susanna. Allora, la durata della convenzione è di 5 anni, però nei primi 2 anni non è consentito ai comuni che vi aderiscono di recedere. Più che altro perché in caso contrario, cioè se si fosse data questa possibilità, alla fine la convenzione è anche inutile farla. Cioè, quindi trascorsi 2 anni i comuni possono eventualmente recedere e la recessione di uno dei comuni comporta lo scioglimento della convenzione. Per quanto riguarda i costi sono stati stimati in 13.098 a regime. È chiaro che si tratta di stime, quindi sono suscettibili di variazioni in aumento o anche in diminuzione. L'unica cifra di cui abbiamo certezza è la spesa del personale e il fatto che i locali vengono messi a disposizione dal comune di Sant'Onà senza aggravio di spese. Per quanto riguarda poi l'accesso da parte dei cittadini di Mosile, allora è stata prodotta una lista da parte del dirigente del comune di Sant'Onà dove il comune di Mosile è il quarto per accesso per numero di cause.
non è stato dato il numero di cause, comunque anche il comune è un comune che accede. Ma al di là dell'aspetto relativo a quanti cittadini vi accedono, secondo me c'è da concentrarsi sull'importanza del servizio, perché noi sappiamo che oggi accedono, siamo quarti nell'accesso, perché ovviamente ci sono comuni come San Donaio e Jesolo che hanno delle entrate di sanzioni per codice della strada notevolmente superiori alle nostre. Però è anche vero che comunque si tratta proprio di politicamente di valutare il fatto di mantenere sul territorio un servizio importante quale quello della giustizia, consentendo di usufruire di tempi ridotti da parte dei cittadini e anche avendo la possibilità di recarsi con meno disagi possibili. Su questo punto Quarto d'Altino non ha aderito, non tanto perché non intende mantenere il servizio del giudice di pace, quanto perché per loro geograficamente è influente andare a Venezia o venire a San Donato, quindi a quel punto dicevo, i nostri cittadini possono recarsi a Venezia. Per quanto riguarda Meolo invece non c'è stata data una risposta, il comune non ha neanche mai partecipato alle riunioni, pertanto non sappiamo quale sia la posizione riguardo. Sembrerebbe per problemi di bilancio, però non andiamo a valutare questo tipo di aspetti. Grazie assessore. No, non mi ha fatto delle domande. Assessore. Scusate, mi sembra di aver visto prima il consigliere Sacilotto che aveva chiesto la parola e dopo il consigliere Capiotto. Scusa. No, va bene, Sacilotto, grazie. Ah, io volevo fare un po' una proposta, sicuramente qualcuno che sorriderà, ma non penso che sia proprio così peregrina. Sono d'accordo su quanto, ma io mi ricordo che avevamo anche ospitato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Paranco, in questo consiglio, e i comuni hanno fatto lo sforzo. Io dico che l'Ordine potrebbe anche lui contribuire su questa spesa, perché uno se deve andare a Venezia si trova un avvocato di Venezia, non quello di San Marco, perché mi metti in conto, e questo mi dispiace, lo dico a Reggiani e a mio amico Alberto Teso, però dico, se è vero che sta unità, insomma anche l'Ordine che comunque partecipi anche lui, perché o ci dà dei soldi o non si impegna a fare delle parcelle abbastanza ragionabili per i nostri cittadini. Io non voglio banalizzare questa cosa, ma siccome erano interessati anche loro a questo, sono interessati a questo, beh, se tutti quanti ci diamo una mano, penso che forse un minimo, diciamo, di attenzione, penso che possa meritare questo tipo di assieme, perché parliamo sempre di fare accordi assieme, di volerci bene, sinergie, poi alla fine quando è da pagare ognuno tenta di sfidarci. Io presso non voglio paralizzare perché il massimo rispetto dell'Ordine degli avvocati, di tutti i professionisti in particolare, però dico, se magari su questo ci fosse un minimo di attenzione, penso che sarebbe una cosa positiva su questo, per carità poi loro, insomma, una richiesta su questo, insomma, che partecipano anche loro a questa misura, a questa tenuta del giudice di pace, quello di San Donà, a mio avviso non sarebbe bene. Assessore Susanna? Allora, noi in questo momento stiamo valutando un servizio per i cittadini, non per gli avvocati. Noi in questo caso aggiungiamo i cittadini. C'è da dire che gli avvocati, e qui posso anche parlare a ragion veduta, vanno a Venezia quasi quotidianamente, quindi per loro patrocinare una causa a San Donato o Venezia poco cambia. Diciamo che forse quello che cambia per il cittadino è il costo che gli attribuiscono, perché se devono andare anche per il giudice di pace a Venezia, sicuramente il costo che poi girano ai cittadini è sicuramente più elevato. Comunque ripeto, qui stiamo tutelando l'interesse dei cittadini, non chiaramente quello degli avvocati. Ciò nonostante ritengo che la sua proposta abbia una validità, cioè nel senso è chiaro che comunque questo potrebbe anche andare a vantaggio, però un vantaggio secondo me molto limitato. Grazie assessore, prego la parola al consigliere Capiotto. Sì, grazie. Parto dall'ultimo argomento. Bisognerebbe capire quanti avvocati nel mandamento di San Donato ci sono rispetto all'Ordine di Venezia, perché ovviamente l'Ordine di Venezia è ampio, quindi ci potrebbe essere da parte degli avvocati di Venezia la voglia di non mantenere il giudice di pace San Donato per magari un interesse economico di accaparrarsi i clienti. Ma al di là di questo, può essere interessante la proposta del consigliere Sacilotto, ma credo che sia difficile che l'Ordine degli Avvocati, anche da tempi stretti dove gli ordini tendono a incassare più che a spendere, si mettano a
disposizione per una questione del genere, però nulla vieta nel fare un tentativo. Io entro invece nel merito un po' di quello che si era un po' aperto nel dibattito, ossia io non farei una distinzione tra quanti a Musile chiedono, quante cause abbiamo a Musile, quante ne hanno chiesto, quante ne hanno, sennò noi non usciamo dagli schemi che sono quelli del servizio che bisogna dare. Fare squadra, il discorso che prima magari accennavo prima con il discorso di fare squadra nel senso di l'unione fa la forza per riuscire a mantenere un servizio che vada bene a tutti, perché domani posso avere bisogno io di andare a zone di pace, dopo domani può essere uno a Iesolo, dopo domani uno di diciamo, no. Quindi dal punto di vista di guardare il semplice numero di cause che sono interessate dai cittadini di Musile, la trovo poco interessante, direi, dal punto di vista del provvedimento in sé, che ripeto deve tutelare quello che è un servizio che bisogna dare ai cittadini. Come, nel senso, questo va anche tra l'altro nella direzione di quello che magari si diceva prima con il sindaco, nel senso è una delle volte in cui purtroppo e mi riferisco al comune di Meuro, non capisco la decisione di non aver aderito a questo, tant'è che da quello che ho letto anche nei giornali il provvedimento è stato illustrato da un avvocato in consiglio comunale per avere la risposta grazie, non ci interessa. Ecco, io credo che non sia neanche corretto questo, perché almeno lo dicano subito che non fossero interessati a questo, ma credo che ripeto quello detto, che bisogna guardare lo scopo di questo provvedimento, che è quello appunto di mantenere un servizio nel nostro territorio. Tra l'altro una delle cose che forse c'è in parte da sottolineare su questo aspetto è la peculiarità del nostro territorio, che ovviamente nulla vieterebbe se fossimo vicini a Treviso, di andare a Treviso per la logistica, anche per, se fossimo all'interno della giurisdizione del Tribunale di Treviso, nulla cambierebbe per andare a Treviso per il tentativo, per avere la disponibilità di parcheggiare, eccetera. Ma per essere Venezia, nella peculiarità del nostro territorio, forse è una cosa che quando è stato fatto il decreto, probabilmente il governo non ha valutato attentamente su questo aspetto qua. E pur avendo in qualche maniera, come anche come forze politiche, cercato di far capire questo, non c'è stata alcun che di far cambiare idea su questo aspetto qua. Questo dico, è stato un errore grossolano, e anche da parte del governo su non aver considerato Venezia come specificità territoriale, diciamo, come diversità rispetto ad altre città dell'Italia, perché ovviamente credo che quindi sì, ecco, se fosse stato a Mestre magari si poteva valutare diversamente la cosa, perché c'era comunque una logistica diversa. Quindi su questo aspetto qua io direi comunque, tornando al discorso nel merito del provvedimento, che penso che questo sia un provvedimento dove tutti i comuni dovrebbero fare squadra per avere il servizio di mantenimento, quantomeno delle giudici di classe di San Marino. Grazie consigliere Capiotto. Il sindaco ha chiesto la parola e lo tiene. Sì, due aspetti, uno riguardante la questione dell'opportunità, quindi condivido la dichiarazione del consigliere Sacerdotto, in quanto la stessa domanda l'avevo fatta io all'assessore in giunta in occasione appunto della discussione in merito a questo provvedimento, cioè dell'opportunità, visti i numeri dell'ordine degli avvocati, vista la disponibilità che vi è stata, viste appunto tutte le questioni inerenti a questo tipo di lavoro che entra poi appunto nella dinamica stessa della questione professionale degli avvocati, se ci poteva essere uno spazio di manovra all'interno di questo tipo di provvedimento e del mantenimento. Quindi questo è un aspetto, e potremmo anche, il Consiglio Comunale potrebbe anche decidere di dar mandato al sindaco di fare una prova nel capire, quindi l'assessore magari su questa questione, che il Consiglio Comunale dia mandato al sindaco di trovare tutte le opportunità o quelle strade utili, come diceva il consigliere e come convengo anch'io, nel utilizzare i professionisti, l'ordine degli avvocati, al fine di abbattere principalmente i costi, questo è ovvio. Seconda questione invece prettamente politica, io vengo da un mandato parlamentare nel quale appunto abbiamo dibattuto di questo provvedimento.
E come giustamente segnalava il consigliere Sacerdotto, il presidente dell'Ordine degli Avvocati, quando è venuto in questo consiglio comunale, ci ha dato tutti i numeri per dire che San Donà di Piave era autonoma in tutto e per tutto rispetto alle pratiche e le giacenze che vengono appunto trattate all'interno del tribunale. Per cui, oltre al danno, la beffa, perché non solo stiamo discutendo del giudice di pace, ma abbiamo avuto appunto l'esproprio totale di un tribunale distaccato come quello di San Donà, che vi ricordate tutti è stato inaugurato nel 2009, non negli anni 70, nel 2009. Quindi, la sede nuova, sì, la sede nuova nel 2009 con l'allora presidente Galani, appunto una sede che è costata, ha avuto un costo notevole, oggi si trova appunto in questa condizione anche di capire quale potrà essere il riutilizzo, però ripeto, non stiamo parlando della sede staccata del tribunale che non funzionava, ma la sede staccata del tribunale che funzionava e aveva tutti i numeri per farlo. Quindi abbiamo perso la sede staccata, abbiamo perso il giudice di pace che dobbiamo recuperarlo a livello appunto di convenzione, quindi di ente locale. Per cui, senza far polemica e rientrare poi nella logica dei dati di bilancio, eccetera, ma soprattutto al consigliere Cassarà, che su queste cose, feste, festicciole e quant'altro, cita sempre questi numeri. Noi ricordiamo che con l'approvazione di questa convenzione, per senso di responsabilità, giustamente nei confronti dei cittadini, spenderemo una spesa corrente a regime circa 14.000 euro, che dovrebbero essere in capo allo Stato centrale, perché la giustizia non dovrà mica essere questione dell'ente locale che si deve convenzionare, visto che abbiamo bilanci da lacrime e sangue, per reperire 14.000 euro della spesa corrente che potrebbero giustamente andare a finire e a finanziare quei capitoli di spesa che lei enunciava giustamente, soprattutto in aspetto sociale, eccetera. Io sono arrabbiato, per non dire altro, sulla questione di principio. La questione di giustizia è stata un altro esproprio, ovviamente ai danni dell'ente locale, su questioni che devono essere dibattute, ma soprattutto finanziate dal governo centrale. Invece, ancora una volta, si va a ricadere sull'ente locale, per cui i sindaci di buon consiglio come questo di Mugile di Piave non può rinunciare ovviamente a un servizio che viene dato ai nostri cittadini, ma con un sacrificio di 14.000 euro dalle casse comunali, questo sì, nel bilancio di previsione dovremmo tenere conto. E questo sarà un non servizio per quella che doveva essere l'utilità sociale contingente di questo territorio. Questa è la vera dinamica di un provvedimento che non doveva stare in piedi, ma soprattutto non doveva ricadere sulle enti locali e su questioni che avevano dibattute, al di là di me, lo quarto d'attino, eccetera, e condivido l'aspetto di togliere questi due territori in modo tale che si prendano la responsabilità di mandare i propri cittadini a Venezia spiegando perché loro no, perché è troppo comodo, altrimenti la questione degli associati, non associati, eccetera. E qua, a proposito di Casacche, Capiotto aveva citato prima, insomma, ne abbiamo per il centro-sinistra e per il centro-destra, non è questo il problema, insomma. Quindi se si fa squadra si va fino in fondo. No, siccome parlava della mia intervista e del fatto di Casacche, ne ho il centro-destra e quanto a dire il centro-sinistra, certo, infatti era solo per dire, purtroppo, un senso di responsabilità è quello giustamente esposto che condivido del consigliere Sacerdotto, per il quale chiedo il mandato del consiglio